ci risiamo. Dunque, oggi, mentre nei vari andirivieni fra Palazzo Madama e Palazzo Toniolo, mentre aspettavamo che si sciogliessero alcuni nodi in commissione riferiti al provvedimento in votazione, sapete che è stato votato un emendamento piuttosto discusso, diciamo così, che ha avuto anche gli onori di Dagospia, a cui va la nostra somma riverenza. Uscendo da Palazzo Madama ho incontrato il potere, proprio quello di io sono il potere, e ci ho scambiato quattro chiacchiere parlando delle due cose che più mi colpiscono in questa fase storica, e il potere era abbastanza d'accordo con me, devo dire, almeno sulla seconda, quella più locale, come direbbero gli Awanagana, quella domestica, no? Nel senso che purtroppo non è domestica, nel senso che non morde, perché la dinamica interna, cioè domestica secondo gli scemi di cui devo parlarvi, è una dinamica che in realtà morderà tutti noi. Poi c'è una dinamica viceversa esterna, ma la dinamica interna che mi colpisce, ve l'ho già detta diverse volte e ve la ripeto qui, è un po' quella di cui ho parlato in aula, cioè il fatto che vengono annunciati tanti miliardi e poi però si fa in modo da riuscire a non spenderli, perché si fanno delle norme di legge, quindi di rango primario, che rinviano a dei decreti attuativi, dei decreti ministeriali, quindi degli atti amministrativi che poi non vengono fatti, e quindi non venendo fatti rendono impossibile l'erogazione delle somme. Oppure, nei casi in cui proprio non si può fare a meno di spendere, ma ci sono pochi soldi, si demanda a delle agenzie tecniche come l'Agenzia delle Entrate, che ovviamente non è in testa alla lista dei, così, insomma, degli affetti dei cittadini, ecco, si demanda a quelle agenzie delle entrate l'ingrato compito di andare in prima linea a dire al cittadino: scusa, i soldi sono finiti e quindi il credito d'imposta non sarà del 60 ma del 9%, e quindi la figura dello strozzino o del taccagno la fa il direttore dell'agenzia delle entrate anziché il ministro o i ministri che hanno scritto il provvedimento, e tantomeno il presidente del consiglio che lo ha annunciato in mondovisione, no? E, avendo l'occasione e l'opportunità di parlare con il potere, la domanda che ho fatto è: ma caro potere, scusa, ma questi ci sono o ci fanno? Perché secondo me ci fanno, cioè è intenzionale questo governo che inciampa su se stesso nel gesto atletico di porgere soldi alla popolazione? E la risposta è stata sì, assolutamente, anzi, caro Bagnai, io che sono il potere ti posso confermare che in passate stagioni, ma forse anche nella presente viva, insomma, ci sono stati ragionieri dello Stato che tranquillizzavano il ministro: tranquillo ministro, sembrano tanti soldi, ma di questi soldi non ne verrà speso neanche un euro. Perché? Perché, insomma, sai, fatta la legge, trovato l'inganno, se poi l'inganno lo trova chi la legge la fa anche prima a trovarlo, e il risultato è ancora. Quindi, cioè, diciamo così, se in questo momento dei soldi non vi stanno arrivando, non è che non vi stanno arrivando per caso o per il destino cinico e baro, non vi stanno arrivando apposta, perché non ve li volevano far arrivare, il che di per sé ci sta. Quello che è veramente squallido è che vi hanno detto che ve li avrebbero dati, cioè non si vogliono prendere la responsabilità di fare austerità in un momento come questo. Non so se sono stato chiaro. Bene, non si vogliono prendere questa responsabilità, e devo dire che il rifiuto, veramente, che è l'aspetto più schifoso di quello che sta succedendo qui e fuori, della responsabilità politica dei propri atti, è quello che mi ha sempre colpito, perché adesso è al governo un tipo di sinistra che ha sempre detto di voler risolvere i problemi con la patrimoniale, ma non ha mai avuto la faccia
per, diciamo, il coraggio politico per mettere la faccia su un progetto di patrimoniale, cioè hai un conto in banca, ti prendo l'X%, così io dispongo e tu alle prossime elezioni però non mi voti, no? Perché è abbastanza evidente, anche perché tutti noi sappiamo che questi prelievi, che queste risorse che vengono drenate da noi non vengono utilizzate per il bene del progetto italiano, ma per il bene di un altro progetto che non ci appartiene, che è quello europeo. Ma questi di fatto, come vi ho detto più volte e oggi vi ripeto, e quando capita lo ripeto anche in aula, hanno fatto quell'operazione schifosa che consiste nell'approfittare di una catastrofe naturale, se è stata naturale, per fare politica dei redditi, per mettere una patrimoniale senza metterla, per costringere gli italiani ad attingere ai loro risparmi, invece di consentire loro di tenerseli e di destinarli a, per esempio, a provvedere alla propria vecchiaia, ai propri figli, a quello che è, considerando che è un periodo in cui purtroppo molto spesso nonni e genitori devono occuparsi rispettivamente di nipoti e figli, perché il lavoro non c'è, e non c'è perché non si vuole stimolare la domanda di lavoro con quelle politiche non di austerità ma di espansione che sarebbero necessarie. Quindi la prima cosa schifosa è che questi schifosi non hanno voluto mettere la faccia di fronte al loro progetto, che è un progetto di sterminio sostanzialmente della classe media, legato alla presunzione che la classe media non voti per loro. Addirittura il potere ha usato un'espressione molto interessante, cioè hanno fatto un recinto intorno ai loro elettori. Questo ha detto il potere. Se lo dice il potere, io, diciamo, un dubbio me lo porrei, anche perché non so se il potere è un loro elettore, peraltro. E questo è un tema serissimo, perché il modo con cui questo governo sta gestendo questa crisi, lo si stanno prendendo una responsabilità politica enorme, che è quella di mettere in evidenza, esasperare la lacerazione che esiste fra i cosiddetti tutelati e i non tutelati, e questo ci porta su un sentiero di frantumazione dell'unità nazionale che è pericolosissimo e nel quale, per quel che mi riguarda, io cerco di non entrare. È anche molto pericoloso quando si affronta questo sentiero nel senso di dire il contributo di solidarietà, ma non deve esistere questa cosa qui. Non si deve mai chiedere di meno per qualcun altro, perché chi chiede di meno per qualcun altro lo ottiene per sé. Bisogna sempre chiedere di più per sé, perché forse così riesce anche a ottenere di più per qualcun altro. E queste sarebbero le basi, diciamo, della lotta politica. Io in realtà al potere avevo fatto notare un'altra cosa, ma ho visto che questa cosa non lo interessava, e quell'altra cosa è quella di cui vi stavo parlando questa mattina. Poi la diretta si è interrotta perché ho dovuto rispondere a chiamate importanti del mio capogruppo. Il fatto che Yves Mersch abbia detto esplicitamente: se non vi indebitate con la Commissione Europea, la banca centrale non sosterrà il vostro debito nazionale, quindi non continuate a rivolgervi ai mercati per finanziare le spese dell'emergenza e della ripresa. Prima, preliminarmente, vi dovete rivolgere alla Commissione Europea, dovete prendere il SURE, dovete prendere il MES, dovete prendere il Recovery Fund. Dopo che avrete preso questo, allora noi continueremo a sostenere il vostro debito. Ora, mi sembra abbastanza evidente che questo discorso è un discorso squisitamente politico, cioè questo membro del direttorio della BCE sta dicendo ai governi nazionali che mix di strumenti finanziari devono scegliere per finanziare il proprio deficit e per finanziare la propria spesa pubblica segnatamente. Ma questa è una cosa di una gravità inaudita, come già vi ho ricordato, ricordo a questo buzzurro lussemburghese di cui non conosco i meriti, insomma, posso immaginarli con il massimo rispetto per il Lussemburgo, che ha una lunghissima tradizione. Nel mio blog abbiamo parlato di tutta una serie di duchi di Lussemburgo cui venne tagliata la testa dai re di Francia
perché un po' infastiditi dalla loro doppiezza, insomma, non lunga, hanno una lunga, lunghissima tradizione in quella stato che è cerniera fra due grandi potenze e dove quindi naturalmente, diciamo così, si nasce con il gene del voltagabbana e del traditore e del servo. Io vorrei spiegare a voi, per spiegarlo a lui, che comunque non ascolta, il servo, che è stata fatta la rivoluzione francese, d'accordo? Cioè un popolo vero, il popolo francese, d'accordo? Non il popolo lussemburghese, con tutto il rispetto, non voglio fare, per carità, gerarchie. Nell'immenso disegno del creato, la zanzara, cioè per esempio il lussemburghese, è importante quanto, che vi posso dire, quanto il leone magiaro, o quanto il gallo francese, o quanto il pollo italiano, perché purtroppo va detto, in questa fase storica ci stiamo comportando da polli. Il popolo francese, un vero popolo, ha fatto una rivoluzione affinché come si finanzia il budget non lo decidesse il re o un suo tirapiedi, in questo caso lo sta decidendo un tirapiedi, ma lo decidesse in qualche modo una assemblea rappresentativa del popolo stesso, d'accordo? E quindi da lì nascono le monarchie costituzionali, e il cui, diciamo, la cui raison d'être, visto che è la rivoluzione francese, diciamolo in francese, la cui ragion d'essere è quella di avere rappresentanti della borghesia all'epoca, e adesso in teoria dell'intero popolo, visto che il suffragio in teoria è universale, nonostante tutti i tentativi dei grillini di eliminare il suffragio universale per sostituirlo con quello digitale, ma di questo parliamo un'altra volta. La borghesia all'epoca e oggi il popolo si votano il loro bilancio e si votano da sé come finanziarlo, d'accordo? Non è che arriva coso dalle nebbie di quel paese, diciamo così, sul cui ruolo nella storia dell'umanità vi ho già intrattenuto, a dirgli: voi adesso fate così perché se no io. Ma naturalmente il vero tema, ovviamente, non è che Coso, diciamo, sia animato da un delirio di onnipotenza sproporzionato rispetto, diciamo, a tutta una serie di parametri che ho esposto nella prima parte di questa mia breve allocuzione. Il vero problema è un altro, è che purtroppo Coso e l'istituzione cui appartiene hanno il potere di condizionare l'azione dei governi e stanno perdendo qualsiasi freno inibitore. A me, ecco, il potere, che ovviamente non può che essere un giurista, mi sembrava del tutto, non dico acquiescente, ma sovranamente indifferente rispetto all'idea che Coso de Lussemburgo atteggiasse se stesso a entità, diciamo, superiore non reconnoscence, con tutto quello che ne consegue. E attenzione, qui il punto è un pochino più sottile, ma molto più penetrante, essendo sottile e anche, direi, doloroso. Esattamente come gli schifosi domestici, i nostri domestici nel senso di lacchè, stanno utilizzando una catastrofe naturale per fare politica dei redditi, sostanzialmente, per togliere ai meno poveri per dare ai poveri, no? Perché poi poi nel passaggio tra i meno poveri e i poveri i soldi rimangono in tasca a loro, ma questo è un altro discorso, insomma. Comunque non si dovrebbero utilizzare le catastrofi per fare politica dei redditi, d'accordo? Ecco, questi altri schifosi qua, diciamo, esterni, ugualmente lacchè, ma esterni, stanno facendo? Stanno utilizzando una catastrofe naturale per portare avanti un altro pezzo di un progetto politico che nessuno vuole, tant'è che finora per portarlo avanti si era dovuto utilizzare il randello delle crisi economiche e ora per portarlo avanti si deve utilizzare il randello delle crisi pandemiche. Il progetto europeo nessuno lo vuole. Nessuno lo vuole, e infatti, come diceva Jean Monnet, l'Europa si farà nelle crisi e sarà la somma delle soluzioni portate a queste crisi. Perché era così consapevole Monnet del fatto che ci volevano delle crisi per portare avanti l'Europa? Per il semplice fatto che il buon Monnet, che era, come sappiamo, insomma, un grande amico di un certo establishment statunitense, che è quello che ha dato la forma al progetto europeo, infatti Stati Uniti d'Europa, credo che a qualcuno ricordi qualcosa,
Beh, il buon Monet stesso evidentemente sapeva che stava venendo della, appunto, monnezza, da Monet, cioè dell'immondizia. Una cosa che nessuno voleva e che solo se randellato, spinto dallo stato di urgenza di una crisi, fosse essa economica, fosse essa sanitaria, avrebbe potuto accettare. Quindi noi abbiamo avuto le crisi, diciamo, economiche degli anni Ottanta, che hanno spinto ad accettare una moneta senza stato, ed è stato un grosso ed è tuttora una fonte di grosse problematiche per le nostre economie, è inutile nasconderselo. E ora, approfittando di questa crisi pandemica, quello che si vuole creare è un debito pubblico senza Stato. Quindi il dibattito sostanzialmente che si sta svolgendo in Europa è su come rendere, ve l'ho già detto, ve lo ripeterò, tanto non pretendo di capire neanche io quello che sto dicendo adesso, sono sicuro che i fatti ce lo spiegheranno meglio di quanto io possa spiegarvelo, rendere rinnovabile, rollabile il debito, gli strumenti di debito del recovery significa di fatto creare una sorta di debito pubblico di cui però non si sa fondamentalmente chi sia il gestore. E l'unica cosa certa che sappiamo di questo debito è che è un debito che serve a un'entità sulla cui, diciamo, legittimazione politica e democratica si possono porre molti dubbi e sulla cui vicinanza alle esigenze dei cittadini si possono avere altrettanti dubbi. Ecco, mettere in mano a questa entità tutta una serie di strumenti di condizionamento dell'azione dei governi. E questo, diciamo così, può sembrare una gran figata e un piano assolutamente divertente a quelli che, diciamo così, lo agiscono o forse anche lo subiscono, perché non posso, ma purtroppo, diciamo, la storia ci dimostra che questo tipo di atteggiamenti e di derive politiche è condannato ad un inevitabile doloroso fallimento. Sarebbe molto meglio usare la ragionevolezza, però la ragionevolezza ce la può mettere chi ce l'ha, non ce la può mettere certo un burocrate inebriato dalla sensazione della propria onnipotenza e tutte dalle guarentigie che ha e dalla remunerazione che noi gli paghiamo, insomma, questo mi sembra abbastanza chiaro. E quindi andiamo avanti così, domani è un altro giorno.